Oggi è una giornata per me particolare perché aggiungo un'esperienza nel cassetto delle prime volte, perché è la prima volta che sono a Lanci e ritengo che tutte le prime volte siano particolarmente emozionanti. Detto questo, due parole su cosa fa Informez. Innanzitutto è da inizio agosto che mi occupo, sono presidente del Formez, la mia esperienza è prevalentemente in area privata. Il mio insediamento segue un periodo di commissariamento eccezionale sia per la durata, vado a memoria 89 giorni, sia per i risultati prodotti. E, per quanto riguarda la formazione, velocissimo, poi avrei piacere di condividere con voi un'esperienza. Siamo a vostra disposizione per il supporto, per creare dei percorsi formativi, ma in virtù del percorso di trasformazione che stiamo intraprendendo, appunto a seguito del periodo di commissariamento, vogliamo anche essere un laboratorio dove applicare per primi delle opportunità che poi possano diventare anche delle testimonianze per il resto dei colleghi della pubblica amministrazione. Non ultimo, stiamo svolgendo anche indagini sul futuro, quindi capire dove andrà nei prossimi anni la formazione sulla base di tutta una serie di parametri indicatori sia economici che demografici. A parte questo, volevo solo condividere, a supporto di quello che diceva il ministro prima, un'esperienza. Ho iniziato a lavorare un bel po' di tempo fa nel settore dell'informatica e in particolare in ambito industriale. E io sinceramente penso che i discorsi che sono stati fatti per quanto riguarda i soft skills, che siano i manager, i responsabili e la gestione della formazione, siano strettamente connessi. Quando ero, indipendentemente che sia pubblico o privato, non creiamo barriere. Quando ero molto giovane lavoravo nell'ambito informatico. Fare un corso di informatica in certi casi, ove i responsabili erano responsabili perché erano molto competenti, quindi non si parlava di leadership, parlo degli anni 85-86, qualcosa del genere. Quindi fare formazione ai propri sottoposti correvi il rischio di essere sorpassato. Ecco perché dico questo, perché la gestione dei soft skills è necessaria e propedeutica. Che sia un manager, che sia un responsabile, deve capire innanzitutto, deve avere empatia con le persone che coordina e creare percorsi formativi senza essere necessariamente geloso. È chiaro che se tutti si misurano sull'ambito delle competenze c'è una forma di gelosia, no? Che tende un pochino anche ad allontanare le persone. Non l'ho detto a caso nell'ambito informatico, perché è normalissimo, cioè se vuoi essere, come dire, all'avanguardia nell'ambito informatico devi tenerti sempre un pochino informato, essere attento, esercitarti, fare calcoli su dopo, qualsiasi cosa. Però a parte le battute, io penso che la gestione soft skill della leadership sia un percorso necessario per poi gestire anche la formazione nel modo più adeguato possibile, nel modo affinché appunto il responsabile, che sia dirigente o meno, capisca come valorizzare al massimo le persone che ha la responsabilità di gestire. È tutto. Grazie.